Cuori infranti. Sembra un titolo di ieri e invece è di stretta attualità e si riferisce ai guai dei cuori d'oggi. Tra infranti e infarti non c'è mica tanta differenza. L'infarto oggigiorno ognuno se lo procura a modo proprio. C'è chi se lo cerca nella violenza, chi se lo fa venire nel tentativo di trovare un posto libero per parcheggiare e chi infine ammirando le macchine straniere. C'è una bella targa tedesca, eh? Che gusti volgari che c'hai, sembra una battuta. Papà! Che vuoi? Faccio le montagne, guarda come vado alto! E grazie con tutto il cocomero che ti sei magnato. Che te sta di sto ragazzo? Le solite cose. Primo, ti è dalla cameriera, dì che te lo metto in fresco, eh? Ah, se vuoi continuare con me, io sono il marito. Papà, posso comprare pure un lecca lecca per me? Dai, sa, ma dove credi che li violi i sordi? No, perché per mamma! Che figlio di me. Evidentemente uno solo non gli basta, eh sì, i figli sono una bella soddisfazione, prima che nascano. E mo? E come signora, lei se permette anche di prendermi in giro. Io mi permetto quello che voglio, sa? O si vergogni venire qui a chiedere la mano del suo futuro genero, la sua amante. Oggi bisogna gridare per far valere i propri diritti. Se stai zitto c'è sempre qualcuno pronto a far di tutto per farti gridare. Scherzo, ma rubano delinquenti. Ma per fortuna c'è ancora una risorsa, l'amore. Anche nei nostri tempi, così cinici e violenti, basta un po' d'amore, magari insieme a un tovagliolo, per asciugare una lacrima. Peccato che gli uomini abbiano tanta paura di restare prigionieri dei suoi teneri lacci. Uscirai di qui, sarai un uomo nuovo. Del resto, cosa può succedere in 6 mesi? Che il mondo cambi è probabile. Che gli americani vadano a finire sulla luna, anche questo è possibile. Ma quello che è certo e immutabile è che la tua Fatma ti aspetterà sempre con le braccia aperte. Fazzoletto in testa. Sì, in testa. Però pure te sei indecente. Ma io c'ho la medaglietta. Cos'è successo? Non so, vogliono ammazzare una donna. Ah. Buongiorno. È un'indecenza che un detenuto non possa avere una camera a pagamento. Tenga, queste sono per il detenuto Carlo De Tommaso. Se tardavi un altro pochetto mi spogliavo. Com'è difficile al giorno d'oggi conservarsi un uomo. Ha proprio ragione. La donna è il fiore e l'uomo la pianta. È una vecchia storia che accomuna le donne di oggi a quelle di ieri in un identico destino e le rende uguali. Con l'unica differenza che le donne di ieri restavano a casa quando non avevano niente da mettersi. Cuori infranti, il nuovo film di Nino Manfredi e Franca Valeri, diretto da Vittorio Caprioli e Gianni Puccini. Cuori infranti è un film divertente che ritrae con scanzonata ironia e spregiudicata malizia i difetti e le virtù di uomini e donne del nostro tempo. Non è una commedia sofisticata o una storia d'amore travagliato. È un'antologia di risate sul filo di una sottile critica di costume.